Secondo appuntamento stamattina 19 luglio, che ha fatto seguito a quello della settimana scorsa, del progetto Navigare con Gioia, dedicato ai bambini con autismo della cooperativa sociale Giovamente e alle loro famiglie. Dal molo Manfredi del porto di Salerno, 15 imbarcazioni con 20 membri di equipaggio e tanti volontari sono salpate con a bordo un'ottantina di persone tra adulti e bambini. Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Marina e l'Ipotenusa Marina, l'ormai tradizionale appuntamento è stato inserito anche quest'anno nel programma delle attività estive portate avanti dalla cooperativa Giovamente, con il centro Life is Game Autism e Sport Out, che fra i propri obiettivi hanno la promozione dello sport e dei suoi valori come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie in un'ottica di sostenibilità, inclusiva e accessibilità. Un'importante occasione di socializzazione, oltre a essere un'esperienza che ha permesso ai bambini di mettersi in gioco, cercando di superare i propri limiti, di aumentare la fiducia in se stessi, di imparare a collaborare e a fidarsi di chi sta vivendo la loro stessa esperienza. I piccoli marinai e le loro famiglie si sono ritrovati presso i pontili della SD Marina alle 9 per la formazione degli equipaggi e dopo un paio d'ore di navigazione, durante la quale ogni onda, ogni brezza, ogni suono ha stimolato i loro sensi, creando un viaggio sensoriale unico, sono ritornati al molo dove li attendeva un rinfresco, momento conclusivo di questa emozionante esperienza. Tante sia per i ragazzi che per le famiglie, per i ragazzi perché l'acqua per loro è un elemento che gli trasmette tranquillità. Noi abbiamo anche una squadra di nuoto con i bimbi e notiamo che in acqua loro abbassano tutte le tensioni, ed è importante per le famiglie perché i bambini vivono questa avventura insieme alla propria famiglia e quindi diciamo fanno gruppo non solo tra di loro ma anche con le altre famiglie che fanno parte del progetto. È un momento davvero distensivo, logicamente per alcuni di loro la novità rappresenta all'inizio una piccola difficoltà, però poi riescono subito a superarla e quindi veramente l'elemento acqua è un elemento molto tranquillizzante, molto rilassante per i bambini.